Ehi, hey, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Randomizer. Io ora sono in realtà sono molto incazzato perché stavo registrando un altro video e scopro che il microfono non ha preso l'input. Vabbè, andiamo avanti, cosa c'è da fare ora? Oddio, la notte onirica, no. Accidenti. Insomma, che bisogna fare? Bisogna andare a questo momento dall'ora di vita italiano perché, ehi, ti potenzio lo Yokai Watch, però mi devi portare il mio cacciavite preferito. Andiamo, va, vediamo un po' che ci dicono. Comunque, dobbiamo procurarci rotella, vitina e molla. Come ce li procuriamo questi oggetti? Beh, c'è scritto sulla mappa. Ma dato che io devo fare amicizia con altri yokai, o meglio, ci voglio provare, e questa è una randomizer, proviamo insomma a vedere quali yokai. Ecco, un altro yokai che non dovremmo trovare, Illuminacqueo. Tra l'altro, Bluetooth ora sta a livello 21 perché ho usato la sfera. Ma è normale. Wow, colpi nascosti, bene. Mi piace. Chi è quel mona che fa rumore qui? Cos'è? Vediamo un po' qual è l'ente yokai. È casa tua. Ma chi è che il monaco che batte la porta? Ma direi di cominciare dalla vecchia villa a prendere la rotella. O quello che c'è, insomma. Passamontagna. Wow. È palesemente lui la differenza che questo qui è bianco, ma il passamontagna è nero. Fantastico. Iniziamo dalla vecchia villa. Non ricordo che roba si prende dalla vecchia villa, ma tanto è uguale. Qui c'ho. Mio Dio. Eclipsos. Ma che. Mio Dio, quanto è grosso! Aiuto! Aspetta che vengo, No, ti affronto! Cos'è? Ma quanto è grosso! Hirashi gatto! No, vabbè, questo. Non ho idea di chi sia. Non può essere uno di quegli yokai che pesca coso, dai. Non può essere, dai, è troppo grosso. E poi pensavo di averli tolti i nemici boss in Overworld, invece no. Non l'ho tolti. Ah, devo cascare da qua sopra. Levati, Rashigatto, mamma mia. Allora, capitavere, capitavere, seguimi, sì. Aiuto! Caschi? Non ti caschi, capitavere? Comagre? Wow, quanto è cattivo comagre! Baghedi, una baghedi. Qua forse. Sì, forse. Forse no. Bene. Qua c'era la chiave. Dai. Alright. Oh, è Baku. Quella che sembra essere Baku. Oh, retti l'arbitro, ma bianco. Quello dei sigilli. Dolor. Bello, mi è sempre piaciuto quando fa dolor. È scozzese probabilmente. Oh, parliamo con Lippi che ci dà appunto qua la scena VIP. Però anche la molla. Ok, abbiamo anche la vitina per l'orologio. Signor Vitaliano, ha tutto quello che le serve? È sicuro? Perché poi io non è che voglio fare altri giri, sa? Io qua la prima volta, ragazzi, mi cacai in mano. A pensarci bene, Koros potrebbe anche essere un annebbio, Ok, questo mi ha visto invece. Un po' paraculo, Oh, posso dirlo? Ah, comunque ce la faccio, dai. Fatta. Tranquillamente. Ci salva comunque, Velenotto. Non sono un poliziotto, va bene. Non pensavo che tu lo fossi. E siamo salvi. È stato piuttosto facile, devo ammettere, eh. Molto più facile di quanto ricordassi. Allora, a questo punto dobbiamo andare a prendere le mutande del signor Vitaliano. Perché a quanto pare, signor Vitaliano, senza mutande non lavora bene. Sì, ho detto cacciavite prima, ma. Ragazzi, la memoria gioca brutti scherzi. Andiamo nella zona riservata alle donne. Insomma.
ritrovarsi un maiale nella zona dedicata alle donne non è proprio il massimo, cioè, comunque, fate voi. Oh, come si sta bene in mezzo all'acqua calda, yam! Vai, combattiamo! Allora, dove prendiamo in faccia? Dai, scopri la faccia, cioè la faccia no, va bene, lasciala scoperta. Madonna, mo con Bluetooth ti apro proprio. Vai, mamma mia che danno che ti faccio ora! Vai, tavolo del pazzo! Buono! Vai! Yeah! Ora si arrabbia, non fa niente, non fa niente! Non fa niente, ha fatto niente infatti! Ehi, gira sta ruota, Givanian! Mannaggia l'emulatore! Dai, dai, fatta, fatta! Molto veloce sta lotta! Vai, una mazzata sul... Qua, fa, apri tutto! Molto bene, molto bene. Mi piace. Questo uomo è un criminale. Comunque sì, abbiamo ritrovato le sue mutande, signor Vitaliano. È stata una lotta cruenta. Abbiamo cucinato un maiale arrosto dopo. Eh sì, quella è una cosa che è relativa alla vittoria, non si preoccupi. Ad ogni modo, ora c'è uno yokai in meno nel mondo e le sue mutande non sono molto proprio pulite. Però, vabbè, faccia lei comunque, Oh, possiamo fare la fusione ora volendo. Eccoci qua. Oh, chi è? Ma Sandrone, che succede? L'anello. Oh no, non dirmi... Ah, l'ha perso! Ah, oh, pensavo l'avesse venduto. Sandrone, ma che combini! Però Sandrone ha perso l'anello della madre cercando di pescare quel pesciaccio, sicuramente. Vuoi catturare del laghetto? Ma come fai? Non è fattibile. Addirittura la madre vuole andarsene di casa perché ha perso l'anello. Ma amici miei, ma che succede qui? Niente, dobbiamo aiutarlo io e i miei yokai, è ovvio. L'anello nel laghetto. E cosa sarà mai? Dai, su, sarà facilissimo trovarlo. Ma prima bisogna andare a fare qualche slottata. Moneta azzurra, vai. Ok, ci sta, ci sta. Moneta emozionante. Basta che non ci capiti qualcosa di sgradevole. Ma uno yokai magari che ci può aiutare? Ma già ce l'ho Bluetooth. Ma posso vedere questa medaglia? Già ce l'ho. Ma me l'ha messa un'altra volta, me l'ha messo? Vabbè. Moneta 5 stelle, sperando, incrociando tutto. Ok. Però solo 3 slottate, vero? Ma che fa? Perché solo 3 in questo gioco? Dovrebbe essere qui? Oh mio Dio, che succede? Un piatto volante. Ah, ok. Quindi loro hanno visto questo K. Perché i K hanno una specie di piatto in testa. Eccolo qui, quanto è bello, va. Bellissimo. Poi ha il becco da animale volante. È un piatto volante. Avrà il becco come un animale volante. Voi che dite? Eccolo, eccolo. Vabbè, un girasole proprio. Vediamo un po' se questo qui c'è il becco, perché... Non mi pare che abbia un becco molto pronunciato, eh. Guarda, un papero, mi pare. Ciao! Che si dice? È Kami K, come avrei capito, uno Yokai K. Sì, riusciamo a vederti. Sì, abbiamo un orologio che ci permette di vedere i fantasmi. C'è un signore che passa lì dietro, non vorrei che mi sentisse... E continua a girare qui intorno? Se ne vada, ecco, bravo. No, non vorrei che mi vedesse parlare da solo e dice, ma quella bambina è pazza, Signore. In poche parole questo K vuole che gli peschiamo 3 pesci. Tra l'altro pescare qui è molto più facile che non pescare su Yokai Watch 2 o 3. Ma Kami K, Kami K. Quindi alcuni proprio non vengono toccati minimamente. Cambia solo la tribù, cambia. Va bene, lui in genere è splendente come Jibanyan. Quindi il numero nel medaglium è lo stesso, ma cambia semplicemente la tribù. Va bene, non è male. A questo punto bisogna andare al laghetto dei pesci gatto e vedere, insomma, di riprendere l'anello. Mandiamo Kami K in acqua. Vorrà trovare questo benedetto anello di Sandrone. Quindi Sandrone ci deve un favore. Come far sentire gli amici di essere in debito. Che bello.
Credo che nostra madre non approverebbe, ma nostra madre non è nei dintorni, quindi noi ce la cediamo alla grande. Dov'è? È qui. Bene. Ciao Sandrone! Sei nell'acqua. Guarda, ora Sandrone ti facciamo vedere gli schizzi pazzi, però quelli d'acqua, non d'altro. Guardalo, guarda, Hopla, hopla, via acqua! Oh yeah! Chi è che si diverte a spruzzare tutta quell'acqua? Non ti preoccupare, è un mio amico. Vedi quanto è bravo, fa anche le giravolte. Dopo che uno mangia, va a fare un bel bagno in acqua, prende una congestione e ci rimane. Muore due volte Kamikappa. Perché gli yokai sono praticamente spiriti, però muore un'altra volta Kamikappa. Ascende. Finalmente ascende e va a riposarsi. Quello spruzzo era gigantesco, però tu non vedi niente. Io sto vedendo un coso con la barba brutto, con le sopracciglia tutte quante rivolte all'insù. Durante il mio turno di vedetta non sono ammessi i nuotatori e le regole vanno rispettate. Ma solo quando ci sei tu, allora quando c'è qualcun altro possiamo farlo? Questo stai intendendo? Poi guarda che là la panza tutta quanta piena di pe. Ma che. Oi boy. Oi. Amico mio. Allora, a parte che la velocità del gioco è a 115% e non a 100%, vai un po' a capire perché. Sitra mi emula. Alla grande mi emula Sitra. Sono contento. Il livello dei miei yokai non è proprio ottimale comunque. Ci tengo solo a dire questo. Il problema è che ora non possiamo fargli del male finché non gli apriamo l'armatura. È un po' un problema se non ho del cibo per curarmi, Ho le medicine. Ho delle medicine. Eccolo, va. Il topino. È uscito a giocare, il topino. Dai, gira, 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 gira. E girati, dannazione. Quanto è fastidioso. Let's go. Sì, blues del remo. Non so. Cioè, so cos'è un remo, ma non il blues. Non ascolto blues, mi dispiace. Però può essere bello ogni tanto ascoltare musica diversa. Lo dice uno che ascolta solo metal e poi va a ascoltarsi hip hop comunque, Cioè ve lo dico io. Ecco là un altro colpettino, ce la facciamo ad assestarlo? Ovviamente sempre con calma, ci mancherebbe altro. Allora, non ha fatto niente. Bene. Oh no, si è rimesso l'armatura. Attaccate per favore. Bene, attaccate. Non posso caricarvi l'energia, Max, amici miei, dovete attaccare voi. Vai, prendiamoci qua energia. Oh, bene, sfera media. Vai, Brutus, pensaci tu, va. Ah, però si è preso un colpo così dal nulla, bravo. Te lo meriti. Mena, Brutus, mena. Purtroppo devo aspettare che fanno loro il lavoro, perché gli Energy Max si ricaricano lentamente qui. Molto lentamente, sì. E non ho altro da dare a loro per farli caricare. Niente, allora aspettiamo. Voi intanto menate. Però oh, picchiano, anche grazie a Bluetooth che, insomma, è un picchiatore nato. Andato. Buono, buonissimo. Cioè, Termaiale e Trisalamandra normali, ma Vela Nera era Armurai. Mi va bene. Peccato che mi siano rimasti quei due yokai uguali. Forse è proprio il gioco che me li forza ad averli uguali. Questo qui non è che ha qualcosa di fondamentale alla fine nella trama. Quindi probabilmente è per questo che me lo lasciano. E questo me l'ha cambiato, ma gli altri due no. Quindi è lui il re del laghetto, Gli spruzzi improvvisi spaventano i pesci che sono qui in villeggiatura. Ah, ma allora era solo un gran tenerone lui. Vai, va. Sgambetta, sguazzetta, fai quello che ti pare. Ah, ma abbiamo trovato l'anello. Anello speciale. Ma è di ferro con una finta pietra incastonata all'interno. Perché è tanto speciale quell'anello? È un ricordo di infanzia di tua madre? Riportala. Perché devo portarlo lì alla signora Cioni l'anello? Scusami, fa accenda Sandrone. È sua madre, non è la mia. Era solo bigiotteria, ti ho chiesto di sposarmi con quell'anello. Sciattoni. No, scherzi. Veramente scherza. Quindi alla fine la madre non se ne vuole andare di casa, ma sta solo andando a una riunione di ex compagni.
Guarda, fate voi, io non ho più le forze per discutere. Oh, finisce anche questo episodio. 1:34 dietro a 1:40 massimo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate ovviamente tutti quanti i link utili, e uno dei link utili è il link al Discord di Tinifan, che ha fatto questa patch per Yo-Kai Watch, questa randomizer. E il server, oltre di Yo-Kai Watch, è anche di Nazume Eleven, insomma. Level 5 ad hoc. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.